Il caro bollette sta creando dei disagi all'interno di tutte le società, di tutte le comunità. Giorno 7 è prevista una manifestazione grande a Palermo. Chi ha aderito a Partenico all'iniziativa? Partenico, diciamo, abbiamo aderito tutte le organizzazioni datoriali, compresa la CGIL, a livello regionale c'è anche la UIL, e poi tutte le organizzazioni da Confindustria fino all'ultima organizzazione rappresentativa dei datori di lavoro, diciamo. E è un momento difficile per l'impresa, per le piccole imprese, ma anche per le famiglie, perché non è una questione che riguarda solo le attività. Le attività stanno soffrendo enormemente perché i costi, a maggior ragione quelli energetici, si sono decuplicati, non c'è più possibilità di sostenerli, per cui già si notano alcune cessazioni di attività. E i costi non possono essere nella maggior parte dei casi ribaltati sul prezzo di vendita del prodotto, perché sarebbero subito fuori mercato le aziende, quindi destinate a chiudere comunque, e quindi diventa un momento molto difficile. È difficile per le aziende di qualsiasi tipo, trasversale, penso alle imprese agricole, alla zootecnia, che utilizzano largamente fonti energetiche, e chiaramente questo meccanismo, che è fortemente speculativo in funzione, cioè il meccanismo che permette la formazione del costo dell'energia in funzione di un criterio che si basa sul costo del gas, insomma, e poi sui costi, sulle fluttuazioni di borsa, e principalmente quella olandese, sta creando un mare di problemi. È chiaro a tutti che è una speculazione finanziaria, e chi più ne ha più ne metta. Chiaramente la guerra e tutto quello che sta succedendo nel mondo influisce, non siamo ciechi a questo. Anzi, comportano ulteriori costi, perché se per un momento pensiamo a quello che sta succedendo nell'ambito ambientale con l'aumento delle temperature, questo è un ulteriore costo che stiamo pagando tutti. E, ripeto, è un grido quasi di disperazione che riguarda le imprese, ma che riguarda le famiglie. Cosa vi aspettate? Ci aspettiamo che venga raccolto questo grido da parte delle istituzioni, da parte dello Stato. Non è una manifestazione contro. Tramite la regione? La regione in questo momento è l'istituzione che non può, prendere posizione, per il semplice fatto che il governo non si è insediato, mentre a livello nazionale ci aspettiamo che il governo, vista anche il viaggio a Bruxelles del Presidente del Consiglio, ci porti qualche novità. In ogni caso, credo che il Governo nazionale, come già alcune battute sono state fatte, credo che il Governo nazionale debba per forza intervenire, e non in maniera, mettendo dei pannicelli caldi. Il credito d'imposta non soddisfa l'esigenza del momento. Oggi c'è bisogno di un intervento immediato e concreto che porti immediatamente alle attività, ma anche ai dipendenti, ai lavoratori, un beneficio immediato. Faccio un esempio: ieri, proprio ieri, l'EBAS, che è l'ente bilaterale del mondo dell'artigianato, ha deliberato di dare un contributo straordinario di 1.000 euro alle imprese artigiane e di 400 euro per i dipendenti, per ogni singolo dipendente delle imprese. Sono delle risorse che arrivano subito e quindi hanno il loro effetto, la loro efficacia. L'incontro di questa sera a Partenico è uno degli incontri che si è tenuto nella provincia di Palermo.
ed è servito, abbiamo già fatto un incontro con la Commissione straordinaria che ci ha dato la condivisione dell'iniziativa e il supporto, anche la solidarietà all'iniziativa regionale. Questo abbiamo fatto in quasi tutti i comuni della provincia di Palermo, per cui lunedì avremo moltissimi sindaci con la fascia che parteciperanno a questa iniziativa e speriamo che sia ascoltata. E sull'aumento del pane? L'aumento del pane è una conseguenza di questa situazione che si è venuta a creare. C'è purtroppo un accavallarsi o comunque un aumento a date ravvicinate, nel senso che già a Partinico noi avevamo avuto un aumento del prezzo del pane circa un anno fa, credo. E ora c'è stato l'ulteriore aumento. Diciamo che mediamente l'aumento del prezzo del pane in moltissimi paesi, anche dei dintorni, a cominciare da Carini e così via, abbiamo il pane a un costo di 4 euro al chilo. C'è stato un contenimento, tra virgolette, a 3,60 euro e comunque diciamo che i panificatori di Partinico offrono una varietà di prezzi, nel senso che è possibile trovare pane ancora a 2,80 euro, maggiormente nelle forme non da 250 grammi, nelle forme da mezzo chilo, nelle forme da un chilo è possibile trovarlo, a parte in alcuni ipermercati laddove si può acquistare il pane anche a 1,80 euro.